Bene ragazzi, rieccoci qui con Metroid Zero Mission, qui sempre SNES Rules, sempre pronto a fare i commentari. E l'ultima parte avevamo fatto fuori Quaid, però avevamo girovagato un pochettino lungo il pianeta per prendere qualche piccolo power up, e adesso ci dirigiamo verso North Fair, che è la direzione che ci è stata indicata dall'ultima statua Chozo che abbiamo evocato. Intanto veniamo qua. Una buona dimostrazione di Speedbuster e un cavolo di coso idiota che non vuole levarsi dalle scatole. Non chiedetemi perché ho continuato a correre lì contro. Qua intanto vediamo sempre tutto chiuso. E a quanto pare ero molto determinato a fare tutto con lo Speedbuster Booster. Non chiedetemi perché. Deve piacermi la distruzione che crea quest'arma. Mi sa che questa è la volta in cui mi arrendo. Ok. Adesso, come siamo rimasti, dobbiamo riuscire a trovare la tana di Ridley e farlo fuori una volta per tutte. In questo modo potremo finalmente raggiungere Taurian e annientare Mother Brain. Non fare come sempre la nostra bella zona piena di fuoco. Adesso vediamo lì sopra un missile upgrade che vi risparmio i 10.000 tentativi che ho fatto per trovare il punto giusto per fermarmi e salire lì sopra. Difatti qui vedrete un taglio brusco adesso, e qui vi faccio vedere la maniera più veloce per riuscire a prenderlo senza troppi problemi, e voilà, un altro missile upgrade. Mi sa che ormai il centinaio l'abbiamo quasi raggiunto. Tanto possiamo adesso cominciare ad esplorare la zona qua sotto. Qui questi blocchi saranno sempre da eliminare con lo speed booster, quindi qua adesso ci faremo strada. Queste porte verdi non potremo distruggerle fino a quando non avremo i super missili, che se avessi forse avuto i mezzi avrei potuto prenderli prima, ma non sapevo come fare. Intanto qua vediamo altri missili dispersi un po' in giro, e io che cerco come un idiota di arrivare come al solito. Ah! La spinta delle bombe può essere d'aiuto, ma questa volta un pochino meno, dato che non abbiamo un punto fisso in cui stare bene d'appoggio, e neanche con i wall jump mi sembra riuscire a fare molto. Me ne sono venuti tre di fila, tra l'altro. Wow! Dovevo aver quasi mezzo imparato decentemente come si fanno. Alla fine sono deciso a lasciar perdere. E come vedete siamo molto vicini a quella che è la statua Chozo da recuperare, ma come sempre speed booster. E adesso dobbiamo levarci dalle scatole questi esseri, che se no ci piomberanno addosso, e raggiungiamo finalmente la statua Chozo, che ci dà come super, come potenziamento l'high jump. E come sempre passo 40 minuti come un imbecille per poi scoprire che ci sono potenziamenti molto ben in vista. E qui, come un idiota, no, notato il passaggio sotto la statua. Questo purtroppo mi porterà a perdere un po' di tempo qui, mi sa. A questo punto potrei cominciare a riflettere su un altro taglio da fare. Questo purtroppo capita quando si fanno i let's play senza ricordarsi tutto. Adesso vediamo come va a finire. Ecco qui questo verme. Sarà uno dei boss che incontreremo più avanti, quando deciderà di uscire da lì. E come vedete siamo temporaneamente bloccati per ora, per il semplice fatto che non ho lo spazio per fare uno sprint. E però intanto qua raggiungiamo una statua Chozo.
ci dà come direttiva il ritorno su Brinstar. Sa che avremo un po' di backtrack a questo punto, ma non so come l'idea di questa statua l'avremmo dovuta trovare un po' dopo. Tanto qua ritorniamo in mezzo per risalire. Molto rapida la risalita. Adesso possiamo finalmente ritornare e seguiamo questa direzione che ci ha dato la statua Chozo in un rapido ritorno su Brinstar. So che molto probabilmente sto facendo dei passaggi non necessari, ma vediamo un po' cosa ci riserva nella prossima parte. Bene, per oggi questa veloce visita su North Fair è finita. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi.